Buon sabato Guefer, buon sabato Magico Bue, buon sabato chi altro c'è in chat, ben arrivati, buonasera. Come state? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene, oh che bello, sono contento. Ah, oggi keeper, e mi tocca fare keeper finché non facciamo hash con keeper. Potrebbero essere live su live su live su live. Decine, di Elisa, buonasera, bubusette, te. Come stai? Passa anche tu su Discord a raccontarci come hai iniziato a giocare di ruolo, Ania Elisa, che era l'argomento di ieri. Come va il weekend, Ania Elisa? Tutto bene? Hai iniziato a fare le lives. Hai fatto la tua collaborazione con i super canali importantissimi. O almeno ti sei calmata e hai accettato questa cosa. Faccio salto nutrirmi e torno tra poco. Scusate l'assenza, ma stasera ho sta collaborazione e il mio compagno lavora fino alle 23. Quindi stasera sei tutta sola a fare la collaborazione? Mi avevi raccontato su che argomento era quella roba horror, vero? Il coso in giallo, il re in giallo. Mi ricordo. Annalisa, ma che spavento, va bene. Vi lascio a spaventarvi per iscritto tra di voi. Lanciamo Isaac, va. Facciamo quelli che lanciano Isaac. È giallo, vedi, mi ricordo. Mi ricordavo giusto. Ci ho messo un momento, mi sono detto che era un canale horror e ho ricollegato i passaggi. Allora, Isaac, buongiorno signor Isaac. Innanzitutto vediamo se abbiamo le mod abilitate. No, adesso le abbiamo abilitate. Nuova run. Dobbiamo fare hash, solo hash dobbiamo fare. Tutto il resto non ce ne frega niente, giusto? Permesso, però permesso. Sempre permesso, si tolga dai piedi. Ho iniziato malissimo questa run. Dove già non c'è niente. Abbiamo trovato tre bombe. Quattro bombe. Mi hanno fatto andare così. Che mi è piaciuta questa cosa. Una chiave. Un'altra chiave. Però la stanza del tesoro non si è ancora vista. Non volevo spaventarci, un dialogo surreale in questo momento in chat, sappiatelo. Ma se io faccio così, no? Tipo, e prendo 840 chiavi. E un piggy bank. Piggy Bank è un buon oggetto per Keeper.
se lo scattasse invece non è scattato. Uno, due e tre. Guarda, fa un culo, no? Va bene. Secondo oggetto un po' inutile. Ma tra l'altro il maiale non doveva dropparmi dei soldi. No, quindi è completamente inutile. Perché ho 99 monete? Perché ho 99 monete? Perché abbiamo preso nell'ultima run, abbiamo preso Eden's Blessing che ci ha dato 99 monete. Fermi tutti. Ma non è un negozio. Che cazzo però, dai! Vaffanculo. Questo è proprio da stronzi, dai! Questo era proprio da stronzi. Cioè, mi ha chiuso due volte senza possibilità di scampo. Era anche una run partita decentemente. Questo era proprio da stronzi. Chi è che ha detto Isaac fai il bravo? Isaac non ha fatto il bravo. Allora, continua a non fare il bravo, Isaac. Non so se voglio raccontarvi la prima sessione di D&D, raccontaci, raccontaci. Dici, dici. Giocavi o facevi il master? Partiamo dalla domanda base. Allora, in queste simpatiche stanze io prima voglio fare i signori che sparano, perché gli altri basta girare in tondo e non ti rompono i coglioni. In particolare quelli che sparano dai lati. Ok. Le giocatrici, anche prima di Master, entrambe molto traumatiche. Cosa è successo? Mi butto sotto la doccia e torno tra poco. Va bene. A tra poco. Senta, dottore, ecco, c'è così. Che facciamo prima? Tears up. E siamo a 23 di tears up, che è già buono.
Vabbè, primo livello decisamente mediocre. Secondo livello, Curse of the Unknown. Sono troppo lento per fare questa cosa. L'avevo appena detto. Se non ci arrivano degli oggetti decenti, non facciamo Ash sicuramente. Sì, ma tutti si sono sdoppiati sti stronzoni. Niente così. Oggi va così, un po' di merda, si può dire. Tu non mi servi. Tu vai bene. Io non volevo, devo, se no non si passa e quindi dobbiamo far così. E io ti prenderei volentieri, non posso, non ho la bomba. Allora, andiamo a vedere se qua c'è una bomba. Qua c'è un caos. E sfortunatamente ho bisogno di 15 monete. Lui non mi droppa niente, a posto. Vabbè, direi un piano un po' di merda. Tu potresti ancora dropparmi coso. La coroncina che mi fa arrivare a 15 magari, con molto molto culo. No. Un bel coltello, che sarebbe anche bello, ma non ce lo possiamo permettere. Quindi... Prendi una bomba, fai saltare questo. Ma avessi droppato una moneta. Vabbè, risettiamo, capito. Buongiorno Neria! Giusto per un saluto che di solito in genere non ci sono, che mi sono persa due run di merda. Filippi Stacchio, buonasera. Sbra, una bella run.
Allora, riproviamo da capo. Pillola, orf. Sacrifice. Unidentified. Vene varicose. Mamma mia. Il peggio del peggio, Mr. Run. Venga, venga. Magari siamo fortunatissimi con la Sacrifice. Proviamoci. Come stai, Neria? Siamo fortunatissimi. Non sembra, per ora. Ma noi ci proviamo lo stesso. Convinti e ottimisti. Chi è? Valtir, che rinnova l'abbonamento. Buongiorno, Valtir, come stai? Buongiorno signor Angelo. Flight Spectral Tears. Vabbè. Onestamente il flight è bello. Anche le Spectral Tears sono belle. Prendere in faccia sto ragno invece è meno bello. Negozio gratis. Una monetina. Una troll bomb. Almeno con le Spectral Tears. I signori non danno problemi. Aunt! Ah, signor Aunt, buongiorno. Se non ricordo male, è quello che spara a V. Infatti. Vabbè. Jesus Juice. Va bene, Jesus Juice è bello. Ci piace Jesus Juice. Tanto curiamoci. Jesus Juice per il primo livello. Volo Jesus Juice al primo livello. Va bene. Bene, varicoso un po' meno, ma diciamo che magari ci pulisce qualcuno che ci è venuto addosso. Giusto? Vediamo il lato positivo. Come stai, Valtir? Tutto bene? Non abbiamo bombe, abbiamo tre monete, che tre monete sono niente, e quindi ce ne andiamo. Felici e sereni. Vediamo se secondo livello ci dà un momento di svolta. Abbiamo 5,31 di danno, che è abbastanza, devo dire. Scusi, ma perché io non faccio così? Ecco qua.
abbiamo 7,31 di danno, che è abbastanza adesso. Già mi piace di più questa situazione. Scusi, io faccio così. Che ne dice? A posto. Poi andrò anche su di qua. Allora, tanto che lei si fa quel che deve fare. Io non ho chiavi, però. Adesso una chiave. Cosa mi dai? Un random pick up. Ma mi dai un terzo di bookworm, va? Ho capito. Mi dai un terzo di bookworm. Questo qua non mi dà niente, se non una monetina. Una chiave va bene, tutto bene. Sono contento, Valtir. Ah, qua c'è un signore invisibile che però esploderà malamente. Grazie, signore invisibile. Arrivederla, signore invisibile. Ci vediamo prossimamente. Quanta gente che. Va bene. Questa è la classica stanza che sei fottuto. Forse no. Incredibilmente non siamo fottuti. Molto bene. Classica stanza che ti saltano in tutte le direzioni. E tu puppi forte. Buongiorno, signor Pin. Non riesco neanche a colpirla due volte, ma va bene lo stesso. Little Steven, va bene. Demon Baby, non mi serve a niente. Neanche una sacrifice in questo piano. Neanche mezza sacrifice. Ora andiamo a recuperare un po' di monete. Non dovrebbero essere abbastanza perché il negozio sia rilevante, sinceramente. 4, 5. Però tu potresti anche essere rilevante invece. Non particolarmente. Siamo a 7, no, qua c'è ancora qualcosa. 8 monete. Vabbè, 8 monete, va bene. Qui volendo ci potrebbe essere anche la sacrifice, il secret no. Qui volendo ci potrebbe essere la secret sia a destra che no, solo a destra potrebbe essere la secret. Ma qua potrebbe essere molto probabile la secret. Che decide di darmi delle bombe. Decide di darmi dei cuori. A questo punto facciamo ancora così. Prendiamo ancora due monete e facciamo un salto qua dentro. Sì, grazie. Sì, grazie. Bentornato Magico Bue. Ciao da ragazzo qualunque. Un po' di lurking va bene. Fai un po' di lurking, ti autorizzo a fare un po' di lurking.
Certo che volevo dirvi una roba io, certo che siete proprio una community proprio strana voi, posso dirvelo che siete una community proprio strana. Cioè siete l'unica community al mondo che quando io metto un messaggio che regalo qualcosa, regalo un gioco, una chiave per un gioco e non vi chiedo niente, cioè non è che dico è per i sub, vi dico boh, se c'è da scegliere preferenza i sub, ma nessuno ritira il gioco. Cioè, ma dove si è visto una community in cui gli utenti non vogliono la roba gratis? Me lo spiegate? E non è la prima volta che capita, e neanche dicevo il gioco era una merda, vabbè, ci credo, il gioco era anche carino. Sì, però io il doppio attivo dovrebbe essere il 50%. Porca miseria, dovrebbe proccare un po' di più di mai, signor gioco, mi scusi. Signor attivo. E in più, onestamente, con 7 di danno pensavo di far più danno. Recuperiamo le chiavi, va. Sul gruppo Discord ho detto c'è una chiave in più che mi avanza per un gioco. Ci ha preso la di cavallo, tra l'altro. Chi la vuole? Basta. Ho detto se tanti dicono io, preferenza prima i sub, ma fine delle limitazioni. No. E non è la prima volta che dico, oh, c'è una chiave che mi cresce di sta roba qui, chi la vuole? E nessuno risponde, cioè nessuno dice io. Allora, con calma, niente, anche con calma ci ha preso comunque questo stronzo. Andiamo a riprendere la moneta. Tanto c'è la corsa anche qua. Ciao, Teodoro. The Stars, prossimo livello lo usiamo. Non so dove passare, non so dove, non so proprio dove passare. Chi è? Mix Maximum fa la sub, grazie Mix Maximum. Benvenuto. Io ho troppi giochi in ballo, gioco praticamente solo su PS4, poi il gomito mi fa contatto col piede. No, ma è stranissima questa cosa che veramente non volete la roba in regalo. Attrazione magnetica per i pick-up, vabbè. No, non devo prenderlo. Sbagliatissima questa cosa. Adesso devo schivare le monete. Che palle. Che stupidità. Mia, scusa mia, io sono stato stupido. Ma certo. Quindi devo scappare dai mostri e anche dai pick-up, capito? L'intelligenza proprio dello streamer. Poi riprendo strength. Poi torno dopo.
Venga, dottore. È uscita la patch di Baldur's Gate 3, mi ci fiondo a breve. Allora, mi sa che lì non c'era niente che mi interessasse. Andiamo a fare il boss. Stia un po' fermo lì un secondo, grazie, molto gentile. Danno. Poi altro giro, altro regalo. Adesso devo schivare le monete, se no non mi posso più curare. Ottima critica con The Lost, soprattutto perché è Keeper. Ah no, volevo andare a prendere anche il teleport nella stanza del tesoro, così mi levo un pensiero al prossimo livello. Una roba in meno alla quale devo badare. Ho scelto un bonus prima. Esatto, Magico Bue. Ci manca solo Ash con Lost, non dobbiamo più fare nient'altro di completion mark dei personaggi prima di passare poi alle challenge, ma adesso sarà Ash con The Lost con Keeper per sempre, fino a che non lo facciamo. Veramente, signore, io le ho comprato la doppia attivazione dell'attivo. Va bene, non dobbiamo più farlo quando entriamo nelle stanze, dobbiamo farlo alla fine delle stanze o quando prendiamo un danno. Però mi devo ricordare alla fine delle stanze di farlo. Non devo dimenticarmi come... Grid, va bene, Grid. C'era ancora lei che non avevo visto, va bene. Steam Sale. Steam Sale mi piace. Poi, trovassi anche un negozio sarei più contento, onestamente. Però, adesso non pretendiamo troppo, giusto? Schiva le monete, fai così, va. The Sun, mi piace The Sun, mi piace poco questa stanza qua, quindi via questa stanza qua, grazie. Però anche questa qua mi piace poco, porca miseria. Posso dirlo che questa qua è brutta. Ok. Per Messico. Boh. La nostra avventura finisce qua con Keeper, secondo me. Lo sapevo perché sti affari qua mi prendono sempre mille volte. Vaffanculo quel boss lì. Che è un boss che fa schifo, fa. Va bene.
Uno stanzino più piccolo, no? Non era neanche una run brutta, ma quel boss lì è veramente tremendo. E io lo odio. Perché riempie la stanza di stronzi e poi si gira e non puoi fargli del male mentre hai girato. Almeno potessi fargli male mentre non è girato, mentre è girato. Dice, vabbè, almeno quello. Sì, non ci saranno abbastanza con i boss piccoli in Repentance. Aspettiamo a vedere cosa c'è in Repentance prima di essere contenti, perché secondo me Repentance sarà ricco di mal di testa. Posso avere anche un oggetto gioco, oppure dimmi tu, dimmi tu, se non deve far così. Cosa me ne faccio? Cosa me ne faccio? Ditemi. Bello, è bellissimo oggetto. Cosa me ne faccio? Va bene, andiamo a cercare una run decente. Questa qua sarà una run decente. Ecco, comincia decentemente. Almeno comincia decentemente. Chi è? Zuppettina che rinnova l'abbonamento. 35 come le robe che mi hanno dato da fare lunedì a lavoro quando prima ne avevo zero. Vuol dire che sei un membro produttivo della società, Zuppettina. Non sei contento di essere un membro produttivo della società? Dovresti. Posso cortesemente non morire come uno stronzo? No, non posso, perché niente, lo odio, io lo odio Keeper, non c'è niente da fare, lo detesto, lo detesto proprio. Ma sì, ma sì. Ritieni di potermi dare anche una stanza del tesoro, oppure stiamo sempre qua a giocare con i tizi decapitati fino a che non diviene sera? Ci ho provato. Ci ho provato. Ci ho provato molto forte a farlo al volo.
Ma non ci sono riuscito, casomai non fosse stato ovvio dall'esito della questione. Io sembra una stanza del tesoro, vorrei. Ho visto il tentativo di provata, vabbè. L'idea c'era, la realizzazione meno, mettiamola così. Io continuo a sostenere che sarebbe utile trovare una stanza del tesoro con Keeper, con dentro un oggetto bello. Non passare 40 minuti a cercare una stanza del tesoro e dentro niente. L'HP up, capito? Mi rendo conto forse di chiedere troppo questa Randy Isaac, che quando decide che non è giornata, non è giornata e bisogna accettarlo. Però ho la calamita, bravo. Ma mi stanno dando tanti soldi, posso dirlo. Mi dà una bomba. Vabbè. Non è il mio oggetto preferito, ma almeno non fa schifo al cazzo. Adesso la domanda che noi tutti ci poniamo è la seguente: ma io voglio il mantellino, la coperta o voglio la mappa? Essendo che devo fare Ash, mi sa che devo prendere la coperta. Con Keeper sì, con gli altri personaggi avrei preso la mappa, sappilo. Perché è vero che la coperta mi risparmia un danno, ma non me ne frega in genere così tanto. E la mappa mi fa risparmiare tempo. E farmi risparmiare tempo vuol dire fare le stanze con meno fretta. Vabbè, vediamo chi c'è, va. Pensavo di avere una bomba, non ce l'ho. Buongiorno. Che facciamo? Moriamo? Bravissimo. Mi dai questo oggetto completamente inutile. Mi dai una 5 monete che invece sono più utili dell'oggetto che mi hai dato, sappilo. Andiamocene. E lo so, ma Ash ha tempo. Magico Bue, sono d'accordo con te, ma Ash ha tempo. La curs della simpatia. Judgment. Quando avremo una bomba e dovremo usarla, useremo Judgment. Adesso non abbiamo la bomba. Sempre questo oggetto che non procca. Monetina. Stanza del tesoro pare sempre brutto trovarla, dico. Ok.
può farlo stronzo per piacere, va? Come siamo, come dei pro l'abbiamo sconfitto quel signore lì. Stanza del tesoro non pervenuta, sempre. Bombe non pervenute. Giudgement, esatto. Molto presto questa simpatica gag non avrà più alcun senso per le persone del canale. Una roba riferita ad un gioco che non facciamo più da una vita e mezza. Bombe niente, eh. Fantasmino. Buongiorno, signor Fantasmino. Bombe, se non ne abbiamo, non ne abbiamo, amici. Non è che possiamo inventarcene. Io l'avrei presa volentieri una bomba, ma... Chi è? Oscu... Oscu29, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. E mi tocca andare a comprare la... Vabbè, facciamo prima il boss, vabbè, vediamo che cazzo ci dà il boss, poi ne parliamo. Grazie. Il boss ci dà un sacco di bombe. Allora, lei spawna le bombe. Quindi io potrei fare così. E vedere se riesco a buttargli una bomba sulla faccia. Giusto? Non posso prenderlo, succubus. Me ne rendo conto, signore. Incubus, non posso prenderlo. Cosa geniale, non ci avrei mai pensato. Io addirittura geniale. Siamo addirittura geniale. A me sembrava una roba abbastanza base, diciamo, ecco. Allora, abbiamo 25 monete. Sì, grazie. Sì, grazie. Arrivederla. Se il danno non me lo dà il gioco, il danno me lo prendo da solo, quello volete che vi dica. Tanto i champion hanno solo più punti ferita, non è che mi facciano più danno. Giusto? Adoro l'economia delle run di Isaac. Devo usare per altra roba. E va bene. Devo usare per altra roba la bomba che avevo. Mi spiace. Hola! Questo mi piace. Non c'ho tempo di farlo, ma mi piace. La rana non è un granché. Arrivo a Wizard. Non sono proprio un Wizard, però va bene lo stesso. Ancora? Ancora? Io ti giuro che ti faccio anche tutto di bombe. Se proprio devo. Andiamo a vedere cosa c'è al negozio. Al negozio c'è questo che non è male, c'è BFF che è ancora meglio. Vai. Prima BFF.
11, 12, 13, 16 e prendiamo questo. Hola. Allora, cominciamo a scoprire che la boss room è sotto. Improvvisamente il signor Fantasmino fa un sacco di danni in più. Faccia, faccia, signor Fantasmino, faccia lei. Lei posso anche aprirla, guardi, che tanto c'ho il coso. Dolly mi dà Tears Up. Dolly mi piace, mi dà delle moschine che mi servono a poco, ma mi dà Tears Up. Quindi, andiamo su. Vorrei ancora tipo coso PhD. Mi piace, e si è aperta anche la Secret. Dove si è aperta la Secret? Il piano prima. Si sarà aperta la Secret. Vada, vada, Fantasmino, vada lei. Vada lei, signor Fantasmino. Ci metto una bomba, va. A posto. E poi andiamo di qua. Uno, due e tre. Ma muoia lei. Grazie. Questo non mi serve a niente. Oh, quando attraverso questo mondo e quell'altro, sopra lo shop, ok. Quando attraverso questo mondo e quell'altro per andare a recuperare gli oggetti sono sempre delle schifezze galattiche. È vero, non me ne ero accorto. Dai. Full health. Balls of steel. Lo sconto. Sicuramente non c'è niente interessante. E invece hai visto che c'era della roba interessante qua sotto. No, dove sto andando? Qua sotto. Un libro. Un altro libro. Attivo questo libro. Attivo questo libro. Prendi due chiavi. Andiamo via. Allora, sono lontanissime da tutti e da tutti queste cose, ma fa lo stesso. Venga, 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 venga. Si butti sul fuoco. Sì! Va bene, mi accenderò una pipa chiacchierando con voi. Siamo più vicini a Bookworm ora, esattamente. Ascoltate al prossimo piano, speriamo. Pagamonium, buonasera, ben arrivato. A proposito di Yakuza, hai visto qualcosa nell'ultimo capitolo Like a Dragon? Ti interessa giocarlo visto con JRPG? Io lo sto giocando in questo periodo. Allora, Pagamonium, ti do una risposta. Dato che mi accendo la pipa, ti do una risposta complicata. Ho visto che sei uscito sia quello, sia ho visto che è uscito su PC il 3, il 4 e il 5. Mi interessano entrambe le cose, ma Yakuza è un gioco che vorrei tenere, siccome è un gioco molto di cazzeggio, molto di mi diverto a perdermi nel cazzeggio così, è un gioco che vorrei tenere per cazzeggiare quando non so cosa giocare. Siamo ancora allo zero, dopo lo zero ne abbiamo mille altri da giocare, quindi non ho fretta di giocare Like a Dragon, che mi interessa di per sé, anche se tutto sommato li giocherei quasi in ordine di quasi in ordine di numero, capito?
Anche se Like a Dragon, non avendo più Kiryu, può anche essere giocato in un'altra, in un altro ordine, tra virgolette. Però gli Yakuza sono giochi che mi sono piaciuti. O almeno quello che ho giocato mi è piaciuto, mi sta piacendo. Però lo vorrei tenere a giocare sul canale a tempo perso. Adesso sicuramente finché non finisco Persona o non abbandono Persona non lo giocherò. Perché sono un po' lo stesso, tra virgolette, tipo di gioco. Però è molto per il cazzeggio, secondo me, Yakuza. Non farei la serie 30 episodi filati di Yakuza, ecco. Allora. Tu sei quello che mi dà più fastidio, sinceramente, in questo momento. Poi, via sicuramente su, perché... Grazie, signor Fantasmino. Bravissimo. Ho risposto alla tua domanda. In maniera soddisfacente. Io considero un gioco al quale siete rimasti molto legati. E devo dire che anche a me piace Yakuza come gioco. Però mi sono accorto che dopo che ne faccio qualche puntata in live, soffro un po' di stanca. Il raddoppio dei Minion non mi serve così tanto, grazie. Ok, mi ha dato una bomba. Quindi siamo contenti. Adesso per andare dal boss, voglio andare di qua. Range up! Range up! Stanza di merda, eh. Questo è ancora peggio. Capisco più niente con tutti questi minion, posso dirlo che non mi è chiaro.
Allora, sì, mi trovi d'accordo, ho provato a giocare anche a Persona 4 per la precisione, ma l'ho abbandonato, invece ho adorato Shin Megami Tensei e Lucifer Call. Ma ammetto che adesso Persona 4 per me sta avendo un momento di leggera stanca. Però vorrei finirlo comunque. Allora, oggetti tutti di merda. Oggetti tutti di merda. Cosa prendo? O il Trisagon o l'Alo. Perché gli altri due non servono a niente. Utini 84, grazie per il follow, benvenuto su Unnecessary Pixels. Che prendiamo, amici? Quattro oggetti, quattro schifezze, cioè. L'alo fa luce e si arriva alla curse. Circle of Protection, dici? Vabbè, mal che vada fa un po' di protezione. Non vedo altre utilità, sinceramente. Quegli oggetti orribili che mi ha dato. Ciao Dani, come stai? Quando venivi? Sabato, allora. Roberto Strano. Vediamo un Algis che col Cube of Meat è un bel abbinamento. E andiamo giù. Sinistra. Bella stanza di merda, complimenti. Tu eri l'ultimo. Non capisco più niente, non vedo più nulla. Non vedo più nulla. Allora, le monete adesso posso prendere, perché tanto il trinket me ne spawna una dove vengo ferito, quindi devo raccogliere quella. Cos'è quello? The Moon. Non me ne faccio niente di The Moon. Ho sbagliato, tasto. Un'altra roba inutile che mi fluttua attorno. Va bene, gioco. Dammelo.
dammelo. Dammelo. Non so cosa siate, ma io vi prendo, nel dubbio. Devo giù. The Gods, vai, toglio dei piedi. Non so chi sei o cosa vuoi da me. Tanto togliamo quello. E poi togliamo anche questo. Cosa hai droppato? Two of spades. Of spades. Stronzo. Il fatto che io non veda nulla potrebbe essere un problema. Vero gioco? Ho sbagliato strada. Vabbè. Finiti? Grazie. Ce n'è ancora almeno uno qui. Danni signor mostro. Muoio signor mostro. Tears up, va bene. Abbiamo 21 di tears. Tu cosa sei? Range. Dammi il range. Direbbe stop ora che ho il fantasmino. Perché stop? Faccia così lei. Mi faccia passare. Allora. Sicuro come la morte, su. Iera. Iera mi piace. Questo è buono. Di qua. Ok, poi. Pin, lo so che sei tu.
c'è problema. Prendiamo entrambi. La K, puberty. Puberty. Adesso il boss potrebbe essere qua sotto. Venga, dottore. Grazie. Ah, era mamma già, siamo già mamma. Ci siamo scusati Algis, hai ragione. Ma non ho tempo, non arrivo a Dash comunque. Troppo lento. A meno che per un qualche motivo non mi esca un Mamma Mega. Peccato, finalmente avevamo una build, non dico decente, ma meglio di niente. Adesso che finalmente riusciamo a fare qualcosa. Tiro fuori la testa o stiamo qua 6 ore e mezza? Grazie. Quando finalmente la va riuscita ad arrivare a 18 di... Tear Zap, che è lo sparo decente con Keeper. E un bonus decente allo sparo. Siamo a 30 adesso, siamo a 20, 31, 32.
No, siamo proprio fuori. Sono già oltre adesso, 31:40. Solo che adesso li faccio in fretta i piani. Secondo me è difficile che esca Mamma Mega, ma fino a mamma possiamo arrivarci. Va che esce anche Bookworm. No, non è uscito cosa? La K. No, Puberty, niente. L'ultimo che ho preso era Puberty. Su, direi. Io, come sempre, ci provo più forte che posso a fare le robe. A volte ci riusciamo nonostante, a volte non ci riusciamo nonostante. Tre. Allora tutti i pick up sull'intero piano. Vai, arrollami tutto. Ace of Clubs. Però là io come ci arrivo? Da sotto. Serve niente, Ace of Clubs. Ace of Clubs. Ace of Clubs. Vabbè, peccato. Era una build con la quale era fattibile fare Ash. Ma sono io che ho sbagliato ad non accelerare a un certo punto. E dovrei dovuto accelerare molto di più. Era una build con la quale era anche fattibile fare Mega Satana. Cioè non Mega Satana, Ash, volevo dire. Buongiorno Enomis. E vabbè, niente. Non siamo stati fortunelli. Mandami da qualche parte, dai, vediamo se mi mandi in un posto buono, in un posto... Mi
Mi hai mandato nel posto giusto, sì, credo. Però no, non di qua. Quindi andiamo di là, andiamo sotto. Venga, venga, che da fa il fantasmino. No, non era neanche la direzione giusta. Ho un tier zap. Questa io volevo dall'inizio gioco. Io te lo dico. Perché è esattamente questa che volevo dall'inizio del gioco. Io, possibilmente in quantità industriale. Ma tu hai ben pensato di non darmela, vero? Ciao Sigurd. Il cappello a cono che mio non è una merda bianca, non mi ricordo come si chiama. Temo non si chiami Holy Shit. Vabbè, dai. For the lulz. Abbiamo 189 di tier zap. Vabbè, però il laser ricerca, shotta pure il laser, non è un problema. For the lulz, giusto? Ah, si è preso subito, non scherzare. Si prende in qualunque caso il ciclope, non scherzare. Fa troppi danni rispetto a per quanto ti rallenti il tier zap, fa veramente troppi danni. Non penso di aver mai visto un tier delay così alto. Non fa in tempo ad attivarsi. Buongiorno. Permesso, pulizia piani. È riuscito a sparare una volta questo signore, bravo. Bravo, bravissimo. E adesso la barba.
Siamo orribili. Buongiorno, lei è comparso e morto. Vederla anche a lei. Arrivederla anche a lei. Dai, pensavo che il mostro resistesse un po' di più. Da un HP up e ti fa crescere la barba. L'HP up non serve a niente. E la barba nemmeno. Ci mette, fa venire la barba. Ma devo fare anche delirium in tutto questo? Volete che vada a morire da delirium o volete che chiudiamo qua la run e via? Devi prendere 3. Dopo 3 puberti ti dà trasformazione in adulto. Volete anche delirium voi, va bene. Yargoli Force, buongiorno, ben arrivato. Dov'è tutta sta gente? Va bene, di qua. Giusto perché volete vedere un po' di più questo sparo, io ho capito. Volete godervi lo sparo con cui si sciotta la roba con... con Keeper, che non uso nemmeno, vorrei farvi notare. Buongiorno, permesso. Dell'Overs non mi serve a nulla. Ovviamente non esploro, cioè man mano che trovo le porte entro. Quel che c'è c'è. Se c'è delirium, c'è delirium. La prima per simpatia. Ho un po' di speed, sono contento. Anche il volo sono contento, devo dire. Allora, puberty, power pill, puberty infested. E gish. Oh, ho mancato, è morto lo stesso. Loki, buongiorno. Un rasoio. Sinistra. Sì, peccato. Vabbè, ma quando non ci arriva col tempo, non ci arriva col tempo. Non c'eravamo neanche così distanti dal tempo, però dovevo accelerare a un certo punto. Cioè, colpa mia, eh. Poi non è detto che lo si faccia, è delirium. Che sia chiaro. Ah,
Ma se mi metto qua? Adesso mi ha preso, maledetto. No, ho mancato la bantina. È bello perché almeno mi dice dov'è il... il cosa ricerca, mi dice dov'è, perché vedo il coso che gira e quindi vedo in che punto è della mappa. Vabbè, grazie, arrivederla. Vabbè, mi sono un po' depresso per aver sprecato questa run per il tempo, perché sono arrivati alla fine gli oggetti decenti, maledizione. Si fa anche, sì, poi l'abbiamo fatto, ma credi. Beh, a Delirium non sai mai, perché può zomparti in testa due volte prima che tu riesca a raccogliere la moneta, quindi tutto può essere. Però non... purtroppo rimane incompleto questo casellino lì. Non deprivo di Sega Isaac Strong, sì, lo so, me ne rendo conto, però il peccato, avrei voluto chiudere Keeper, e invece non l'abbiamo chiuso neanche questa volta. E ci vorranno un po' di sabati per chiudere Keeper, sappiatelo, ci vorranno un po' di sabati. Va bene, allora, adesso, avendo noi fatto delle run di Isaac e mancando 20 minuti alle 3, non mi metterò a finire un'altra run di Isaac, ma adesso andiamo a vedere il gioco della settimana. Se ci riusciamo, giusto? Se io, per esempio, incollo le cose giuste, non le cose sbagliate. Può essere, può anche essere che invece non riesca e quindi staremo così a lungo, giusto? Allora, facciamo un paio di copia e incolla, giusto per cambiare gli annunci del bot, che sennò continuo a dirvi, guardate, volete comprare Isaac, che mi sembra poco utile. Togliamo il recappone di Isaac, che non serve più assolutamente a nulla, e qua, questa parte qua, l'abbiamo aggiornata. Adesso abbassiamo la chat un momento, non vi leggo per qualche secondo, apriamo il nostro gruppo Telegram dei sub, no, dei sub, delle live, e prendiamo questo. E scriviamo una descrizione accattivante che vi convinca a venire a vedere la live, non a voi che siete già in live, ma a quegli altri che non sono ancora in live. Poi apriamo Twitter, perché su Twitter ci sono tutti gli sviluppatori, ci sono pochi utenti per quanto mi riguarda, ma ci sono tutti gli sviluppatori, così gli facciamo vedere che stiamo facendo il loro gioco, che in realtà mi hanno mandato una vita e mezza fa, quando è entrato in accesso anticipato. Adesso è uscito dall'accesso anticipato recentemente e io lo faccio adesso. Così diamo un senso anche a loro inviarmi delle chiavi, delle robe. Poi, avendo noi fatto tutto questo, apriamo anche Discord, giusto perché così un giorno, quando inizieremo tutti a usare Discord come social e saremo sempre su Discord a fare le cose belle, vi arriveranno anche le notifiche di quando sono in live su Discord. Non so se scrivere... No, ho deciso che non scrivo più i commenti su Discord. Tanto non vi servono i commenti su Discord. Adesso, avendo fatto questo, possiamo innanzitutto chiudere Discord, poi chiudere Telegram, perché Telegram non mi serve adesso. Poi possiamo andare a ritirare sulla chat, non così, ma così. Ok, adesso vi vedo. Eccoci qua.
Un futuro utopico, ma sì, un futuro utopico, ma è un posto che serve, se vi fa piacere avere una community dove andare a cazzeggiare, dove magari leggere le cose che scrivo, magari le robe che consiglio, se vi piacevano i vecchi video di tre cose a caso, può essere un posto dove io consiglio roba a caso, come nei tre cose a caso, potete chiacchierare con Gwenfer in Giappone, lei vi manda le foto di quando va a fare la spesa con le rape di forma fallica, che è inviato questa settimana, potete tante cose, organizzarvi tra di voi e giocare a qualcosa. C'è Clyde, che se volete che vi insegni qualche gioco su Tabletop Simulator ve lo insegna. Cioè, un sacco di cose belle ci sono su Discord potenzialmente. Poi, se non avete voglia, ci avete già i vostri social e volete fare dell'altro, nessuno vi obbliga. Mi piaceva che ci fosse un posto dove potete fare amicizia indipendentemente anche da se seguite il canale, sinceramente. Ad esempio, ieri qualcuno ha chiesto cosa fate quando avete iniziato a giocare ai giochi di ruolo, raccontateci. Tra l'altro, Annelisa, io sto ancora aspettando il tuo aneddoto su D&D, se non è passato e non me ne sono accorto. Qualcuno ha chiesto come avete iniziato a giocare ai giochi di ruolo, qual è stato il vostro primo gioco, e ha risposto Aragos, che è un utente che col canale non c'entra niente, c'è un mio amico con quale io mi trovo i venerdì a giocare ai board game, che non segue le live, non c'entra nulla con Unnecessary Pixels, e perché no? No, vi dovrei mandare un vocale lungherrimo, e vabbè, mandalo sul gruppo, ma mandalo a me, o scrivi, fai un riassunto. O scrivi su Discord, c'è la posta, il posto, il canale GDR. Tra l'altro sto ancora attirando i canali, adesso quello di Art, dove io volevo buttare dentro un po' di disegnatori ogni tanto, è diventato Art e Libri, perché ho visto che avete curiosità su, vi deve saprà di libri, i libri possono essere un argomento che interessa la gente di questo canale, allora ho espanso il canale Arte, Arte e Libri. Così magari una ragazza qualunque quando legge qualcosa ce lo consiglia, Annalisa anche. Annalisa, vieni a consigliare i libri che leggi. Dicci qualcosa sui libri che leggi. Anche la sintesi sarebbe troppo lunga. Allora perché ci fai il teaser e poi ci dici, vabbè, ma non ve lo dico perché è troppo lungo. Sei impetente. Vieni, ragazza, comunque risponde con entusiasmo. Sto leggendo una trilogia erotica che non consiglierei neanche al mio peggiore amico. Beh, non consigli, scrivicelo così la evitiamo, capito? Io ho letto dei libri erotici di una bruttezza rara quando avevo il book club, mi hanno fatto leggere della roba che ho detto, ma che è sta merda? In treno, capito? Io andavo mi ricordo questo qua che l'ho letto in treno, mentre andavo con il libro erotico aperto e la gente in treno che mi guardava, come dire, ma cosa stai leggendo questo? Io pensavo, lo faccio per lavoro, non lo faccio perché mi piace. Libri di solo l'idea, io non mi vergogno delle cose che faccio, quindi anche il libro erotico che devo leggere per il book club, devo andare in treno da qualche parte a fare non so cosa. Voglio dire, il Regiale, sì, va bene, il Regiallo che A non esiste, B se anche lo trovaste è meglio non leggerlo, vi sconsiglio di leggerlo. Credo che abbia un po' di... Credo che abbia qualche minuto di time out il comando Discord. Ma io lo facevo per il canale YouTube del Book Club. Qui poi facevo anche i video, cioè ci sono ancora le mie reazioni a quel libro, se vuoi. Annalisa. Adesso ve lo posto non so se siano ancora pubblici quei video. Ma vi metto questi video che ho fatto 6 anni fa, 7 anni fa, vi metto il canale su Discord, così se volete andare a curiosare che libri mi hanno fatto leggere. Perché eravamo in quattro e il patto era scegliamo il libro a rotazione. E c'erano gusti vari, ecco, mettiamola così. C'erano gusti vari. E tra l'altro con tutta gente che non sento più. Perché io ho questa brutta esperienza che quando la gente fa il canale YouTube con me poi smette di parlarmi.
Non so perché funzioni così, ma è funzionato così. Purtroppo. Io mi leggevo gli hentai in autobus verso le lezioni, ma su cellulare o con l'hentai proprio aperto che ti vedeva sul tram cosa leggevi? Della copertina. Secondo me ha 5 minuti di time out il comando Discord. Fa bene da vedere, perché in genere li metto con 5 minuti di... Sì, 5 minuti direi. Quindi se volete lanciarlo, dovete lanciarlo, l'avete lanciato alle 14:47, dovete lanciarlo alle 14:52. Cioè adesso funziona, credo. Vabbè, intanto che voi lanciate il comando Discord, io fermo la live, la faccio ripartire e vi parlo di Cardaclism. Ci vediamo tra...